manutenzione e sostituzione impianti semaforici di 10.000 euro, interventi sulla piazza maestri del lavoro con un incremento di 5.000 euro e quindi si passa a 10.000, sistemazione di via a Tavone tangenziale ovest per 20.000 euro, poi ci sono due nuovi interventi, sono studi di fattibilità legati al quanto deciso nella giornata della democrazia e quindi si parla di 20.000 euro e un altro studio di fattibilità legato alla riqualificazione del verde in accordo con l'Università di Bologna, pari a 20.000 euro. Tutti questi investimenti vengono finanziati con avanzo. Bene, ci sono interventi? Cavani. Mi soffermo un istante sulle ultime parole del sindaco. La manutenzione delle scuole è sacrosanta, non è questione di avere figli, di avere nipoti o di non averli, insomma, è un discorso che non può essere messo in discussione, quindi capisco anche l'orgoglio con cui egli ha sottolineato queste scelte. Rimane però uno scarto di visione che noi abbiamo rimarcato più volte, però in qualche modo è bene sottolineare anche questo, anche perché maggioranza e opposizione in qualche modo devono essere connotati in maniera precisa, insomma, no? Quando diciamo che secondo noi l'amministrazione manca di visione, non è una pura presa di posizione così di scarso rispetto, per l'amor di Dio, è una visione diversa. Prendiamo atto del fatto che è una visione diversa, insomma. E quindi quando io prendo, scusate, ma con gli occhiali. Ah, il resto si era sentito? L'elenco delle variazioni e guardo il programma secondo, numero 2, e vedo che 160.650 euro sono stati eliminati, no? Si riferivano alla riqualificazione delle aree urbane del centro storico, parcheggio di Via Zenzano, area verde di Via Ponte Muratori e Fossa Castellana. Sono state tolte, sono state eliminate e la ragione è conosciuto, insomma, la fondazione non ha acquisito, non ha acquistato l'appartamento dell'orologio, d'accordo? Però, secondo punto, la visione di cui parlavo prima, io penso all'ingresso in Vignola dal Ponte Muratori e pensare di vedere questa zona riqualificata, cioè risistemata e anche bella di sé, fra l'altro, ha una ricchezza di edifici e di verde. Ecco, secondo me andava tenuta in considerazione maggiore, non semplicemente stralciata, per poter usufruire di questa cifra in altro modo. Ecco, questo secondo me è un esempio di come noi vediamo in qualche modo Vignola in un contesto di accettazione dei cittadini, delle persone che vengono dal di fuori, anche un godimento per quanto riguarda le aree che contraddistinguono Vignola da parte dei cittadini stessi di Vignola. Ecco, uso questo come esempio. Faccio altre osservazioni che in qualche modo prescindono da questo discorso. Scusate. Ecco, guardo l'elenco degli interventi di importo inferiore a 100.000 euro e il punto numero 3, no, numero 4, scusate. Ecco, numero 4, sì. Ecco, i 30.000 euro destinati a Viale Mazzini e Piazza Garibaldi sono stati spostati al 2020. Faccio presente, e lo dico per esperienza personale, che Viale Mazzini è estremamente pericoloso. Pericoloso per le carrozzine mie, per le carrozzine dei bambini, per pedoni che non hanno un'abilità, un equilibrio particolare, penso a una persona anziana, un bambino piccolo, eccetera. Ci sono veramente dei varchi spaventosi fra i sanpietrini e
e c'è anche la mancanza di San Pietrini stessi. Penso che sarebbe stato il caso di intervenire con tempestività, anche perché se ne parla da tanto tempo, anche il tempo della nostra amministrazione. Un'ultima osservazione, molto sentita da parte mia, sono i 20.000 euro dati come incarico per studio di fattibilità sulla riqualificazione del verde urbano di Viale Cittadini. Ritengo che anche in nome del senso di risparmio dell'amministrazione attuale siano 20.000 euro un po', non dico buttati via perché non conosco assolutamente il percorso in qualche modo impostato, però sul verde di Vignola ci sono tante risorse locali, penso a persone singole che ho in mente, ma che sono anche conosciute a livello proprio di cittadinanza, che avrebbero potuto e potrebbero fare un lavoro ottimo di progettazione e di consigli nei riguardi del verde di Vignola. Mi viene in mente, tornando indietro, il viale Mazzini, che ha subito una potatura, secondo me, indecente poco tempo dietro, no? Con spesa notevole di denaro pubblico, e appunto non è stato possibile intervenire sul piano terra. Altri interventi? Posso, Presidente? Sì, aspetta un attimo. No, c'erano altri. No, c'è Valmori che aveva fatto la manina. Prego, Valmori. Allora, faccio un intervento. Non sono intervenuto prima perché volevo mettere insieme un po' le due cose, sia il bilancio consuntivo dell'anno scorso e quello di previsione di quest'anno. E almeno penso di aver capito, poi dopo ho un'età che posso anche non riuscire a capire tutto, però penso che il dottor Chini sia molto bravo a spiegare le cose, che il disavanzo che abbiamo avuto l'anno scorso, appunto perché ci sono state delle entrate superiori a quelle previste, sono già stati quasi tutti reinvestiti quest'anno, perché sono stati tolti quei finanziamenti che erano vincolati alle vendite di immobili, che sono d'accordo con la Paola, si farà molto fatica a venderli, però visto che ci sono state delle entrate, si è subito provveduto a sostituire con queste entrate queste vendite, che se stavamo il finanziamento con le vendite molto probabilmente i lavori non venivano fatti neanche nel 2019, perché non c'erano i soldi, e quindi c'è tutta una serie nelle variazioni che sono state fatte, che vengono fatte con questa sera, che vengono provate questa sera, che fanno sì che l'amministrazione comincia a fare tanti lavori. Poi uno molto probabilmente aveva più piacere che venisse spostato questo così anziché metterlo così, però ci sono tanti lavori che vengono fatti, tanti lavori che vanno a coprire ancora quelle che sono le manutenzioni del vecchio che esiste su Vignola. Ripeto, questa amministrazione, molto probabilmente c'è il caso che abbia sbagliato, però di partenza è partita cercando di salvare l'esistente, perché è inutile, e l'ho già ripetuto altre volte, andare a fare delle cose nuove, fare degli investimenti nuovi, andare a fare dei mutui per fare degli investimenti nuovi, perché poi i mutui vogliono pagati, e poi lasciare andare tutto l'esistente che c'è. Noi ci siamo trovati, quando abbiamo cominciato la nostra legislatura, con un patrimonio dell'amministrazione in decadenza totale. Quindi, secondo me, qualsiasi persona che vede una cosa del genere, cosa fa? Parte e cerca di mettere a posto quello che ha. Stiamo facendo un investimento sulle scuole che è notevole, per portare le scuole ad essere nella regolarità che devono essere, con i certificati di prevenzione incendi, con i vari certificati che ci vogliono per l'antisismo, con tutte queste cose qua. E sono spese, se andate a vedere i numerini, no, che sono notevoli. Quindi far passare queste spese qua, perché io leggo per esempio, adesso guardando così, quest'altro anno per esempio per
per la scuola muratori ci sono 750.000 euro, no, da spendere per mettere a posto. Non è una manutenzione questo qua, questo qui è un investimento vero e proprio. Non si tratta di manutenzione, manutenzione spendiamo 40.000, 50.000, ma quando si vanno a spendere 750.000, che poi sommate a quelle che sono già state spese nel 2018, che diventano 1.200, 1.300 o 1.500 o 2.000, quelle che saranno, io faccio fatica a far passare una cifra del genere come una manutenzione. Questo qui è un investimento vero e proprio, è un investimento. Quindi non vedo perché continuate a chiedere che bisogna fare delle opere, che bisogna fare. Molto probabilmente le opere adesso le faremo, perché secondo me, da come stiamo andando, questo qui, il 2019, grosso modo cominceremo a mettere a posto tutte le cose, poi ci sarà lo spazio anche per fare gli investimenti. Però per adesso è impossibile poter fare questa cosa, c'è ancora dei lavori da fare per mettere a posto le cose, che non ci possiamo permettere di andare a fare altri investimenti diversi da questi. Ecco, grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, passerei la parola alla Giunta. Pasini. Puoi passare la parola alla Giunta, ma poi ci possono essere altri interventi. No, perdono, scusa, no, credevo che non ci fossero più interventi. No, finiamo il giro, infatti prima l'avevo interrotto perché avevo capito che c'erano gli altri interventi. No, credevo quello di Valmori fosse l'ultimo. Chiedo scusa. Vuol dire che l'assessore può intervenire anche durante le discussioni dei consiglieri, volevo dire solo questo, non è che voglia parlare l'assessore. No, vabbè, raccogliamo tutte le istanze e poi dopo... Posso dire fare una cosa? Cioè, anche per avere un po' di ordine, che non facciamo come un'unione, che qua ognuno prende la parola a caso. Graziano, mi è venuto in mente adesso, scusa, no, anche per rompere quegli schemi così rigidi che vengono mantenuti nei consigli comunali, se ci fosse una possibilità di intervenire, non so, un assessore interviene, poi un consigliere interviene così in maniera... No, non sono assolutamente d'accordo. Così l'unione, ed è una cosa che a me veramente mi fa venire i nervi a fior di pelle. Famo te. Mi fa venire i nervi a fior di pelle. No, a me piace di più l'ordine. Potete parlare finché vi pare, però io preferisco raccogliere tutte le istanze del consiglio e poi dopo la giunta risponde. Il consiglio rimane sempre però bastonato, capito? Rimane sempre bastonato. Ma allora l'importante. Parla il consigliere, parla la giunta e poi c'è la dichiarazione di voto del consigliere, ci fate il panino. Veramente siete voi che alla fine fate il panino, esatto, bravo, che fate il panino con la dichiarazione di voto. No, però davvero, io preferisco una cosa un po' più ordinata rispetto a quello che succede in Unione, io ve lo devo dire con tutta sincerità. No, Smeraldi, volevi fare un intervento? Volevo intervenire io? Sì, sì, no, prego. La maggioranza parla solo per con Valmori, il PD non dice niente, torno a intervenire io per venire alla mia camera. Okay. No, dai, non cominciare così, eh? La verità. Che sono la Paola, se ne ha male. No, ma parlava, no, prego, anche, prego, della, parlava anche della maggioranza, non solo del PD. Ma abbiamo fatto in commissione un grande approfondimento di questa variazione di bilancio. Grazie alla presenza del ragionier Chini, che è stato come al solito di una grande chiarezza, siamo riusciti a sviscerare molte robe tecniche che non sto a ripetere. Mi è piaciuto anche l'intervento dell'assessore Amidei stasera, perché ha sintetizzato le linee guida della variazione di bilancio, no? Cioè ha parlato del fatto che il Comune ha ricevuto per fortuna dei finanziamenti, dei contributi, cioè può utilizzare i contributi regionali per opere diverse da quelle previste, ha fatto riferimento alle sanzioni urbanistiche che sono state già incassate per somme elevate e al fatto molto importante che si possono utilizzare avanzi anziché proventi di alienazione per realizzare alcune attività. E ci sono vari aspetti positivi nella variazione, l'ho già detto in sede di commissione. Ce n'è uno piccolo che però è importante, sono quegli 11.200 mi pare, del progetto Democrazia e Partecipazione che è stato vinto quest'anno, no?
E ci sono aspetti negativi come il discorso del pertamento, l'orologio cui faceva riferimento prima Enzo, come la previsione di vendita dell'ex macello nel 2019, 400.000 euro, senza poi che ci sia nessuna parola, nessuna riga su quello che potrebbe essere la destinazione di questo ex macello, oppure come la demolizione dei fabbricati pericolanti della stazione che non si inseriscono in nessun progetto di recupero della stazione stessa, visto che poi il bando è andato male. Ci sono, come si diceva prima, e anche Valmori insiste su questo aspetto, ma poi si contraddice anche un po', delle divergenze sul futuro di Vignola, perché quando tu dici vabbè, questi sono investimenti, poi concludi il discorso dicendo adesso dobbiamo mettere a posto le cose e poi potremo iniziare gli investimenti, c'è una qualche contraddizione, insomma, sulla natura di questi interventi. In realtà credo che si possa già pensare, si dovrebbe anzi già pensare a qualcosa di diverso, di nuovo, proprio per non far morire